Semplicemente crediamo che i frontalieri, cioè i lavoratori italiani che lavorano in Ticino, non vengano barattati per gli accordi internazionali sulle banche, sulla trasparenza finanziaria, perché quello che è avvenuto è questo: il governo italiano ha sostanzialmente ottenuto la riemersione dei capitali e ha ceduto su tutta la linea per quanto riguarda gli interessi dei lavoratori. Questo è inaudito. È chiaro che un trattato internazionale è difficilmente modificabile, ma noi faremo di tutto affinché il governo Renzi ci ripensi e ammetta l'errore, perché di errore si tratta.